Il nostro cammino continua e un premio meraviglioso è stato l'arrivo a Bolsena. Non aggiungo niente perché Sabrina, l'ospitalera di questo meraviglioso convento che state vedendo, vi racconterà un po' di storia e poi se ci dice anche i pellegrini che passano, il tipo di non turista che accoglie. Ecco, Sabrina. Ne passano tantissimi di pellegrini, in numero crescente, soprattutto non italiani, soprattutto dell'area, diciamo, francese, spagnola, spesso ogni tanto qualche inglese, molto spesso qualcuno di lingua inglese che viene dall'altra parte dell'oceano. Io non sono sola qui a fare l'accoglienza in questo posto meraviglioso che si chiama Convento Santa Maria del Giglio. Siamo un'associazione culturale che si chiama Punti di Vista, che ha tra le sue finalità la conduzione di attività per turismo sociale, e anche se ancora non siamo organizzati per fare accoglienza esclusivamente dedicata ai pellegrini, almeno in una parte dell'edificio, e ci stiamo lavorando con ricerca di finanziamenti pubblici o di fondazioni private per sistemare una parte dello stabile che ancora necessita di interventi. Ogni tanto il convento è pieno e non sappiamo dove mettere i pellegrini. Pieno, si fa presto a riempirlo perché abbiamo solo 24 posti letto. L'accoglienza è condotta in maniera volontaria in questo luogo che esiste dal 1600, è un santuario di proprietà dei frati minori della provincia romana. E abbiamo un accordo di lunga durata con loro per gestirlo in una maniera che per noi e per loro è coerente con i principi ispiratori dei conventi. Cos'è un convento? Un luogo dove ci si riunisce, convenire, in maniera laica, moderna e secondo noi appropriata ai bisogni di oggi. Cerchiamo di tenerlo al meglio attivo, vivace, far circolare lo spirito che evidentemente è di questo luogo. Noi siamo semplicemente guardiani, curatori, giardinieri, ma evidentemente era qua prima di noi e ci resterà sicuramente dopo. Senti, sicuramente ricevi tantissimi complimenti, ma noi siamo spietati nel voler essere proprio ponte, tramite. Che lamentele invece ricevi dai pellegrini sulla Francigena o sui loro cammini? I pellegrini vorrebbero soggiornare completamente, in maniera completamente gratuita, soprattutto quelli che conoscono il Cammino di Santiago, dove a quanto mi risulta ci sono significativi investimenti statali per mantenere l'interezza. In Italia la Francigena esiste malgrado lo Stato, che non è che faccia, diciamo, delle politiche per la mobilità sostenibile, per esempio, imponendo, non so, nelle grandi vie di comunicazioni non autostradali l'esistenza di carreggiatine laterali per andare a piedi o per andare in bicicletta. Quindi, malgrado il fatto che tutto sommato nel nostro paese la storia è legata alle automobili, sappiamo tutti perché, la Francigena esiste anche grazie a iniziative come le vostre. Noi facciamo il meglio possibile, siamo tutti volontari e quello che entra è per il convento. Bisogna ragionare che cosa significhi questa rivoluzione non violenta che sta avvenendo, questo bisogno di ritrovare se stessi, le altre persone, di ritrovare il contatto con la natura, di non aver paura della pioggia, come voi sapete molto meglio di me, di non aver paura di affidarsi all'incontro con le altre persone, perché insomma può andare bene o può andare male. Certi pellegrini anche, diciamo, un po' più benestanti, e soprattutto sono quelli che devo dire in questa fase incontriamo, quelli che proprio si affidavano andando in giro con nulla, non ne vediamo più, ne vediamo più un 15 anni fa. E sono quelli che hanno potuto chiudere casa e ufficio per un mese e con il minimo che potevano portare si sono incamminati. Magari c'è una carta di credito che è leggera ed è meno pericolosa. La Via Francigena è una, come posso dire, una vena evidentemente di questo nostro continente, lo è stato per anni. Aumentarne la circolazione, aiutarla a iniettare ossigeno con le misure che servono finanziamenti, chiaramente servono finanziamenti spesi bene, serve la segnaletica, ma servono anche le strutture, servono anche le alternative alla strada, serve anche magari la sensibilizzazione agli automobilisti, che bisogna fare attenzione in certi parti di strade in cui non ci sono alternative, serve anche la combinazione magari bicicletta, magari, perché no, cavallo, per chi lo vuole, in maniera che alcune poste magari si possano fare in maniera alternativa, non tutti lo possono fare a piedi.